Per il terzo anno consecutivo MEFOR Africa Messina partecipa al Cadel Trophy. Quando nasce la vostra intenzione di partecipare a questa edizione? Intanto i ragazzi dell'anno scorso a Fedo Finanze e Giuseppe Lanfranchi ci hanno proposto fino ad agosto di fare questa, di intraprendere questa bellissima iniziativa e noi abbiamo accettato con entusiasmo. Ci siamo sentiti onorati di rappresentare ancora una volta per il terzo anno la nostra città e partecipare a un progetto così grande a livello europeo dove la beneficenza si tocca con mano. Avete già parlato con gli altri due equipaggi che hanno partecipato alle Abbiamo scorse edizioni? parlato, ci hanno dato una grande mano, soprattutto dal punto di vista dell'esperienza, ci hanno dato molti consigli, quindi li ringraziamo molto, ma ringraziamo soprattutto della fiducia che hanno dato a noi quest'anno di poter intraprendere, diciamo, questa avventura. Già avete in mente delle iniziative per recuperare i fondi necessari? Sì, la principale e la più importante sicuramente sarà quella del 23 novembre al Centro Multiculturale Officina, dove faremo la serata di beneficenza per appunto raccogliere questi fondi. L'anno scorso è stata fatta e andrà molto bene, pure l'anno prima, quindi speriamo che anche quest'anno la popolazione, i messinesi rispondano bene. Già Rispondano. avete studiato anche a livello internazionale un po' le modalità con cui vi approccerete a questa manifestazione? Sì, già abbiamo preso tutte le informazioni necessarie, siamo preparati, abbiamo sistemato una macchina, ovviamente con grandi sacrifici, però molto orgoglio e con molto piacere. Abbiamo tanto da lavorare ancora. Per il terzo anno consecutivo Messina partecipa al Cadel Trophy, è sicuramente un vanto dell'Ateneo Peloritano. Assolutamente sì, è l'unico equipaggio italiano e per il terzo anno consecutivo manteniamo adesso quella che è diventata una tradizione della presenza dell'Università di Messina, degli studenti anzi dell'Università di Messina in un progetto umanitario così importante. Qual è il contributo che darà l'Università di Messina per questa iniziativa? Sarà un contributo di carattere sostegno finanziario al progetto, all'iniziativa e poi adesso una partecipazione attiva a fianco degli studenti nella ricerca di altri sponsor sia all'interno dell'università che all'esterno con aziende e istituzioni cittadine e locali. Lei parla spesso di buoni esempi, questo senz'altro è un buon esempio per l'Ateneo. Questo è un esempio di buon esempio.